La Madonna negli scritti di Maria Valtorta, di padre Gabriele Maria Roschini. Maria Santissima fu vergine di corpo. Oltre che vergine di spirito, mediante il voto di verginità, Maria Santissima fu anche vergine di corpo, secondo la triplice classica frase, prima del parto, nel parto e dopo il parto. Anzitutto Maria fu vergine prima del parto. L'amore, lo Spirito Santo, la generata, la vittima preparata dai secoli, preparandosi per Talamo un seno in cui non fu macchia. L'Evangelo 587.11. Gesù è nato dal più sublime amore che abbia mai visto il cielo, dall'amore di un Dio con una vergine, dal bacio di fuoco, dall'abbraccio di luce che si fecero carne e di un seno di donna fecero il tabernacolo di Dio. Evangelo 23.9. Per quale motivo tutta questa fioritura liliale? Per questo. All'uomo e alla donna, depravati da Satana, Dio volle opporre l'uomo nato da donna sopra sublimata da Dio, al punto di generare senza aver conosciuto uomo, fiore che genera fiore senza bisogno di seme, ma per unico bacio del sole sul calice inviolato del giglio Maria. La sublime rivincita di Dio sulla vendetta di Satana è stata il portare la perfezione della creatura diretta ad una superperfezione che annullasse almeno in una ogni ricordo di umanità suscettibile al veleno di Satana, per cui non da casto abbraccio di uomo, ma da divino amplesso che fa trascolorare lo spirito nell'estasi del fuoco, sarebbe venuto il Figlio. La verginità della Vergine, vieni e medita questa verginità profonda che dà nel contemplarla vertigini d'abisso. L'Evangelo 5.13.15. Maria Santissima quindi conobbe la gioia di essere madre senza conoscere il turbamento di essere sfiorata. Fu la neve che si concentra in un fiore e si offre a Dio così. Il sigillo di Dio chiuse le labbra di Maria e Giuseppe non seppe del prodigio che quando di ritorno dalla casa di Zaccaria parente Maria apparve agli occhi dello sposo. Acerbamente lo sposo soffrì e decise di abbandonarla addossandosi taccia di ingiusto, ma l'angelo scese a dirgli: non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quello che in lei si forma è figlio di Dio e per opera di Dio ella è madre. E quando il figlio sarà nato, gli metterà in nome Gesù, perché egli è il Salvatore. Ecco, facciamo una prima sosta di meditazione, perché singolare Dio incidenza, siamo arrivati appunto nella lettura, nel commento, nella meditazione su queste splendide pagine, proprio la verginità del corpo. Chi ha seguito la catechesi ieri sera si ricorderà, insomma, che alcune considerazioni quanto acute fatte su questo punto, che da questo brano sono assolutamente evidentemente ulteriormente rafforzate. Il concepimento virginale di Maria, Gesù lo descrive come la sublime rivincita di Dio sulla vendetta di Satana. Attenzione alle parole che usa: annullare almeno in una ogni ricordo di umanità suscettibile al veleno di Satana, per cui non da casto abbraccio d'uomo, ma da divino amplesso nasce il Figlio. Attenzione, non da casto abbraccio di uomo. Per capire bene questa espressione,
Gli uomini non sarebbero dovuti nascere così, ma poi il nostro Signore ha dovuto raddrizzare un pochino la questione con la castità coniugale, quindi ci stanno i casti a braccio, ci sono i casti con l'enciclica del grande Pio XI, un'enciclica che anche oggi dovrebbe essere riletta e meditata, che si chiama Casti Connubi, è del 1933. Quindi esiste il casto connubio, anche perché se non esistesse la razza umana adesso si estinguerebbe, però in una no. Non da casto a braccio di uomo, ma da divino amplesso. E la Madonna conobbe la gioia di essere madre senza conoscere il turbamento di essere sfiorata. L'uomo e la donna depravati da Satana. Vedete, Gesù quando parla non è che se ne manda molto a dire, usa dei termini molto, molto espliciti, non molto politicamente corretti. L'uomo e la donna depravati da Satana e una donna sopra sublimata da Dio al punto di generare senza conoscere uomo. Ultima considerazione prima di passare alla splendida lettura della virginità del parto. San Giuseppe acerbamente lo sposo soffrì e decise di abbandonarla, attenzione, addossandosi taccia di ingiusto. I Vangeli dicono, ricorderete, citiamo Don Fabio Rosini che l'anno scorso ci fece dei bellissimi incontri su San Giuseppe, il testo del Vangelo di Matteo dice: Giuseppe, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di rimandarla in segreto. Che era giusto e non voleva ripudiarla, addossandosi taccia di ingiusto, dice qui il testo di Maria Valtorta, mi è subito tornato in mente. Perché quelle non è un siccome era giusto, quindi non voleva ripudiarlo, ma quelle bisogna essere letto come ma, non come me. Ci abbiamo anche noi nella nostra espressione, nel nostro vocabolario, delle volte che usiamo lei non in congiunzione, ecco, cioè, per esempio dice quello ha fatto questa cosa e parla pure, no? Cioè, non è dire ma, dice, farebbe meglio starsi zitto, quindi quelle vuole dire il contrario di quello che esprime. Quindi, Giuseppe che era giusto, ma non voleva ripudiarlo, perché la giustizia è l'osservanza della legge di Yahweh. E se tua moglie rimane incinta prima della tua promessa sposa, rimane incinta prima del matrimonio, vuol dire che adultera, tu la devi denunciare, devi farla lapidare. Giuseppe non c'aveva scelta, se avesse voluto osservare la legge di Mosè, non aveva scelta. È il primo caso in cui in coscienza dice: no, io questo non lo posso fare, non capisco niente, non capisco, ma non è possibile una cosa di questo genere. Io mi chiamo fuori, aspettiamo, soffro, ma io non me la prendo questa responsabilità di andare a denunciare. Passo io come ingiusto, come pazzo, come quello che ha mandato operare un matrimonio, eccetera, cose di questo genere. Qui emerge la, cioè, noi oggi non ci rendiamo conto, proviamo un attimo a pensare, ecco, Giuseppe come grande esempio in questa circostanza di che cosa significa agire ascoltando la voce di Dio che ci parla nel cuore. Avrebbe potuto tranquillamente dire, cioè, può essere tutto quello che è, c'è la legge di Mosè, io non ho scelta, questo devo fare e questo faccio, ma non l'ha fatto. Molte cose su cui meditare evidentemente ci portiamo nel cuore, però ecco, ricordiamo sempre che è un dovere grave seguire sempre la voce della nostra coscienza, anche contro quelle cose che ci sembrerebbero o magari sarebbero anche realmente imposte in base addirittura anche a leggi. Questo siamo proprio nel confine estremo, perché nel nostro cuore quando sentiamo che una cosa non si può fare per nessun motivo, quella cosa, o viceversa, dobbiamo farla a qualunque costo, quella cosa non va
o va fatta, nonostante tutto e nonostante tutti. Provate a farvi una domanda: se Giuseppe avesse, si fosse regolato secondo la legge di Mosè, domanda da 10 miliardi di dollari, che sarebbe successo? E quando andava dall'altra parte, poteva dire davanti a Dio: c'era la legge di Mosè, io l'ho messa in pratica. Non rispondo io, perché non mi fa l'idea, però che cosa sarebbe successo? Quando ci si blinda dietro la lettera della legge, no? Come dice San Paolo nelle sue lettere, la lettera uccide, lo spirito dà la vita. Bene, andiamo avanti con la virginità nel parto. Gesù nacque dal giglio Maria, ossia in modo prodigioso, virginale, in un'estasi. Mi fu estasi, disse la Vergine alla veggente, la nascita del figlio, e dal rapimento in Dio che mi prese in quell'ora, tornai presente a me stessa e alla terra col mio bambino con le braccia. In queste quattro righe è spiegato il parto virginale. Non molto, cioè per certi aspetti è analogo all'assunzione, perché anche l'assunzione è stata una cosa del genere. La Madonna ha avuto un sonno estatico di 3 giorni, numero evidentemente voluto dal cielo per imitare il figlio, e al terzo giorno uscita dall'estasi, gli angeli avevano preso il corpo e avevano portato in paradiso, si è trovato in paradiso senza manco lei sapere come c'era arrivato. Ok? Così nel parto. Adesso poi sentiremo, credo, la descrizione, sì, eccola qui, subito dopo. Un'estasi, uscirà dall'estasi e il bambino in braccio. Come ha fatto a uscire da me e avermi in braccio? Dio solo lo sa. Mi è venuto in braccio. Allora, sentiamo il racconto del parto virginale. Ovviamente, non avendo potuto trovare posto in un albergo, i due sposi, nell'imminenza del lietissimo evento, si erano ritirati in una grotta presso Betlemme. Maria è tutta assorta in preghiera, anche Giuseppe prega con fervore. Un poco di luna si insinua da una crepa del soffitto e pare una lama di incorporeo argento che vada cercando Maria. Si allunga, man mano che la luna si fa più alta in cielo e la raggiunge finalmente, eccola sul capo del laurante, glielo innimba di candore. Maria leva il capo come per una chiamata celeste e si drizza in ginocchio di nuovo. Oh, com'è bello qui! Ella alza il capo, che pare splendere nella luce bianca della luna, e un sorriso non umano la trasfigura. Che vede, che ode, che prova! Ah, solo lei potrebbe dire quanto vide, sentì e provò nell'ora fulgida della sua maternità. Io vedo solo che intorno a lei la luce cresce, cresce, cresce. Pare scenda dal cielo, pare emani dalle povere cose che le stanno intorno, pare soprattutto che emani da lei. La sua veste azzurra cupa pare ora di un mite celeste di Myosotis, e le mani e il viso sembrano farsene azzurrini come quelli di uno messo sotto il fuoco di un immenso zaffiro pallido. Questo colore, che mi ricorda benché più tenue quello che vedo nelle visioni del Santo Paradiso e anche quello che vidi nella visione della venuta dei Magi, si diffonde sempre più sulle cose, le veste, le purifica, le fa splendide. La luce si sprigiona sempre di più dal corpo di Maria, assorbe quella della luna, pare che ella attiri in sé quella che le può venire dal cielo. Ormai è lei la depositaria della luce, quella che deve dare questa luce al mondo. E questa beatifica, incontenibile, immisurabile, eterna, divina luce che sta per essere data, si annuncia con un'alba, una diana, un coro di atomi di luce che crescono, crescono come una marea, che salgono, salgono come un incenso, che scendono come una fiumana, che si stendono come un velo. La volta, piena di crepe, di ragnatele, di macerie sporgenti che stanno in bilico per un miracolo di statica, nera, fumosa, repellente, pare la volta di una sala regale. Ogni pietrone è un blocco di argento, ogni crepa un guizzo di opale, ogni ragnatela un preziosissimo baldacchino con testo di argento e di diamanti. Un grosso ramarro
il letargo fra due macigni, pare un monile di smeraldo dimenticato là da una regina, e un grappolo di pipistrelli in letargo, una preziosa lumiera d'onice. Il fieno che pende dalla più alta mangiatoia non è più erba, sono fili e fili di argento puro che tremolano nell'aria con la grazia di una chioma disciolta. La sottoposta mangiatoia è nel suo legno scuro un blocco d'argento brunito, le pareti sono coperte di un broccato in cui il candore della seta scompare sotto il ricamo perlaceo del rilievo. E il suolo? Che è ora il suolo? È un cristallo acceso da una luce bianca, le sporgenze paiono rosse di luce gettate per omaggio al suolo. E le buche, coppe preziose da cui debbano salire aromi e profumi. E la luce cresce, cresce sempre di più. È insostenibile all'occhio. In essa scompare come assorbita da un velario di incandescenza la Vergine. E ne emerge la Madre. Sì, quando torna la luce ad essere sostenibile al mio vedere, io vedo Maria col figlio neonato sulle braccia. Un piccolo bambino roseo e grassottello che annaspa e zampetta con le manine grosse quanto un boccio di rosa e coi piedini che starebbero nell'incavo di un cuore di rosa, che vagisce con una vocina tremula, proprio di agnellino appena nato. La mamma lo adora, piangendo e ridendo insieme, si curva a baciarlo, non sulla testa innocente, ma sul centro del petto, laddove sotto è il cuoricino che batte, batte per noi, laddove un giorno sarà la ferita. Gliela medica in anticipo quella ferita alla sua mamma col suo bacio immacolato. Questo parto virginale fu immune conseguentemente da qualsiasi dolore, fu ripieno di gaudio. Dice Maria alla veggente, Evangelo 23,9: se la mia presenza aveva santificato il Battista, non aveva levato ad Elisabetta la condanna venuta da Eva. Tu darai dei figli con dolore, aveva detto l'Eterno. Io sola, senza macchia, e che non avevo avuto coniugio umano, cioè avevo concepito virginalmente, fui esente dal generare con dolore. La tristezza e il dolore sono i frutti della colpa. Io, che ero incolpevole, dovetti conoscere anche il dolore e la tristezza perché ero la corredentrice, ma non conobbi lo strazio del generare. No, non conobbi questo strazio. Ma credi, mio figlio, che non vi fu né vi sarà mai strazio di puerperio simile al mio di martire, di una maternità spirituale che si è compiuta sul più duro letto, quello della mia croce, ai piedi del patibolo del figlio che mi moriva. Giuseppe, il giusto, non si rese consapevole della nascita virginale di Cristo fino a quando questa non avvenne. In una visita fatta da Gesù a Maria, madre sua, durante il secondo anno della vita pubblica, la madre gli fece presente che egli era giunto proprio nell'anniversario della partenza di lei e di Giuseppe per Betlemme, in occasione del censimento. Anche allora, dice la madre, c'erano in casa sacche e cofani aperti e colmi di vesti, specie di piccoli panni, per un piccolino che doveva nascere, diceva Giuseppe, che doveva nascere, dicevo a me stessa, a Betlemme di Giuda. Li avevo nascosti nel fondo perché Giuseppe aveva timore di questo. Non sapeva ancora che la nascita del figlio di Dio non sarebbe stata soggetta né per lo stesso né per la mamma sua alle comuni miserie del partorire e del morire, e del partorire e del nascere. Non sapeva e aveva paura di essere lontano da Nazareth come in quello stato. Io ero certa che sarei stata puerpera là. Con ragione perciò la Vergine, dopo che erano già trascorsi 33 anni, rievocava la dolce ora tutta luce, tutta canto, tutta osanna della sua nascita, quella di Gesù.
con ragione inoltre si dice che colui che è nato da una vergine, perché non poteva che farsi nido su un cumulo di gigli, è nauseato, figlia della libidine triplice del mondo. L'Evangelo 156.5. Bene, facciamo una sosta, andiamo a rimeditare la virginità nel parto, perché vediamo se poi è il caso, forse no, di aprire la virginità postpartum, che apre orizzonti ancora più ampi di quelli che abbiamo visto. Vediamo un pochino dove ci guida il Signore. Allora, qualche piccolo particolare. Innanzitutto, ecco, dalla descrizione del parto si capisce l'estrema, non so come definirla, miseria, un termine ancora abbastanza poco significativo, della stalla dove si erano andati a ritrovare, insomma, no? L'amarli, i pipistrelli, le ragnatele, quando la donna era colpita dal raggio della luna, perché sopra c'erano delle crepe abbastanza grandi, per cui la luce della lunare filtrava, il pavimento che diventa, però le buche o gli spunzoni, immaginate, insomma, per provare a immaginare, insomma, che cos'era, no? Io ricordo la prima volta che andai a Betlemme, per grazia di Dio, e quando sono entrato lì dentro c'era proprio, che c'è ancora la Santa Grotta, la Basilica della Natività, c'era proprio la percezione, l'impressione nettissima di entrare in una stalla, si vede che era una stalla. Certamente adesso non ci sono le crepe, cioè, quindi è una stalla, quindi anche il pavimento è molto molto povero, però non è ridotta in questo modo. Queste sono certamente particolari che lasciano sorpresi, no? Bellissima anche la notazione che fa la Madonna verso il termine, no? Lei capisce subito, al decreto del censimento, che si stanno compiendo le profezie, dice: io ero sicura che sei stata per là. La Madonna sapeva la Bibbia a memoria, quindi ce la ricordava: tu Betlemme di Efrata, che non sei davvero la più piccola, da te nascerà colui che deve essere il mio capo in Israele, eccetera eccetera, la profezia di Isaia, no? E San Giuseppe, che era santo, ma ancora, cioè, questo è da capire, insomma, no? Non poteva immaginarsi una cosa del genere, non poteva immaginarsi che, questo ce lo dice la Madonna, che avrebbe avuto il parto che ha avuto, no? Su cui adesso andiamo a vedere qualcosa, perché ci sono dei passaggi molto significativi e da meditare, no? Notate anche la finezza della Madonna, so voi, ricordare le date significative, quelle che il Signore ha reso significative nella nostra vita. Lei si ricordava il giorno in cui era partita per Betlemme. Gesù è tornato, ci sei venuto proprio nel giorno che siamo partiti per il censimento, no? È bello ricordare le date significative, perché viviamo nel corso del tempo. Ma provate a ricordarlo. Chi sta qui e chi ascolta diretto o differita. Battesimo, comunione, cresima, matrimonio, si spera che sposato sia, sì, ordinazione pure, ma generalmente comunione e cresima, e anche il battesimo, pure il battesimo che abbiamo detto di Dio, la comunione la prima volta ci abbiamo avuto Gesù nel cuore, con la cresima ci abbiamo avuto bisogno dello Spirito Santo e siamo diventati soldati di Cristo, no? E poi ci sono quelle personalizzate, cioè, ci sono le date in cui possiamo aver ricevuto delle grandi grazie, no? E segno di delicatezza profonda del cuore, ricordarle e custodirle, quando poi arrivano certamente ringraziarne il Signore. Nella vita di un figlio di Dio ce ne sono tante, ce ne sono, generalmente. Il cuore di Maria Santissima, no? Cioè, la cosa bella che traspare da questi scritti, con questi particolari, è che uno conosce qualcosa di come era fatta questa creatura veramente impressionante, per potersene veramente compiacere e anche per poterla santamente imitare. Diventare tali che da assomigliarli un po', certamente è una grande cosa, no? Allora, attenzione a quello che dice la Madonna, andiamo verso indietro, sul parto virginale. Oh, teniamo presente che non esistono al mondo persone, dico persone perché Gesù non si può chiamare creatura, perché Gesù
Gesù è figlio di Dio fatto uomo, la natura umana è creata, ma non si possono dire creature, la Madonna sia una creatura, diciamo quindi persone. Cioè chi ha la palma res della sofferenza sono indubbiamente, senza nessun dubbio, Gesù Cristo è la Madonna. Non esiste persona, né mai esisterà, che abbia sofferto più di loro, il Redentore e la Corredentrice. Però, alcuni dolori non ce l'hanno avuti. Sia la Madonna, il dolore del parto, insomma, chi di voi è donna, io non mi rendo conto, ma quindi, delle donne che hanno partorito, a me mia mamma mi raccontava sempre, con tanta... Dice, quando partori sembra che stai a morire, sembra che sei morta, poi quando vedi il bambino, come dice Gesù nel Vangelo, ti dimentichi tutto, no? Quindi, presumo, insomma, che... immagino, insomma, però una donna le capisce meglio queste cose, no? Dice, ma come la corredentrice fagli vivere anche questo dolore, insomma, perché lo offre e lo offre insieme a tutti gli altri, per no, questo no. Come quando Gesù crocifisso, questo si vede negli scritti di Maria Ortolani, i crocifissi con i chiodi venivano crocifissi nudi, tutti. Perché c'era proprio, cioè la crocifissione era l'umiliazione che peggio, capito? Quindi tu stavi pure nudo. Gesù Cristo crocifisso, ma nudo no, perché la Madonna si è tolta il velo, perché gliel'hanno fatto togliere, perché i carnefici erano obbligati a fargli togliere tutte quante le vesti che c'erano. Se non te li toglievi da solo, te li toglievano loro a forza, quindi non c'era. E come mai no? Andiamo sempre a parare, capite, no? Andiamo, dove vai a parare? Si va sempre a parare su un argomento. Non ci vuole la scienza infusa per capirlo, no? Quindi, la Madonna e il dolore del parto? No. Gesù Cristo, l'umiliazione dell'essere davanti a tutti nudo, quindi di avere, scusatemi, gli organi genitali scoperti? No. Ma con me? Che sarà mai? E la Madonna qui lo spiega. Perché fui esente dal generare con dolore? Per due motivi. Senza macchia e non avevo avuto coniugio umano. E qui ritorniamo alla catechesi di ieri sera che qua andrà avanti. Il dolore... non solo del parto, ma tutti i dolori sono dovuti al coniuge umano. Poi, vabbè, questo lo approfondiremo ulteriormente nel ciclo di catechesi sul peccato originale. In ogni caso la Madonna connette con una causalità diretta e immediata, sapete che dal cielo quando parlano sanno usare la parola, io non avevo, sola senza macchia, e che non avevo avuto coniugio umano, cioè avevo concepito virginalmente, fui esente dal generare dal dolore. E aggiunge: la tristezza e il dolore sono i frutti della colpa. Se la colpa non c'è, il dolore e la tristezza non ci possono stare. Ora, sia Madonna che Gesù certamente hanno avuto fiumi di gioia, tutti e due. Non esistono persone più felici del mondo. Hanno però vissuto la tristezza e il dolore, non a titolo personale, ma perché si sono vissuti la tristezza e il dolore che non avrebbero dovuto vivere, che sono le nostre, generate dal nostro peccato, perché sono corredentore e corredentrice. Quindi li hanno dovuti conoscere, pur perché il fondamento della redenzione, della corredenzione, questo ricordiamolo, è che ha sofferto, hanno sofferto anzi, coloro che non lo meritavano a nessun titolo. Quindi prendendosi gratuitamente per amore dolori altrui, quindi generati dalla colpa altrui, perché potessero essere cancellate le colpe. Questo è un principio fondamentale, questo San Leone Magno, anche Sant'Anselmo d'Aosta lo spiegano benissimo, che possiamo capire che cosa è stata la redenzione. Perché tutto quel dolore immenso che hanno vissuto Gesù e la Madonna? È il dolore generato dal peccato dell'uomo,
che loro non avrebbero dovuto vivere. E se non si fossero offerti volontariamente a viverlo, guardate che non avrebbero vissuto, perché Dio non avrebbe permesso che si fossero per assurdo, d'accordo, sottratti al dovere di compiere la redenzione che hanno dovuto accettare liberamente, non potevano sapere che cosa fosse il dolore e la tristezza. Non è possibile se non ci sta la colpa. Solo perché volontariamente, da quando sono stati concepiti, si sono offerti, hanno vissuto dolori e tristezze che non sono i loro. Questo è il meccanismo della redenzione, no? Per questo che tutte le anime sono state sottratte da Satana. Perché? Perché ci sono stati il Figlio di Dio fatto uomo e l'innocente per antonomasia come capostipiti della nuova umanità, il nuovo Adamo e la nuova Eva, che si sono presi su di sé ciò che non meritavano di prendersi, e quindi, grazie al loro sacrificio, tutti quelli che se li meritano queste cose vengono liberati dalla colpa in questo mondo e dagli effetti in paradiso. Questa è la redenzione. Non è che ci vuole tanto a capire se uno ha alcune coordinate mentali precise. Però questo no. Quindi capiamo quanto sia grande l'odio di Dio per il peccato originale, non per i peccatori, e per le sue conseguenze. Questo no. Questo no. Non l'ho avuto. Non conobbi lo strazio del generale. No, non conobbi questo strazio. Eppure io sono la martire, che martire più grande di me non c'è, che i dolori che ho conosciuto io non ho conosciuto nessuno. Questo bisogna tanto pensarci, no? Anche il parto virginale, non soltanto che è immune da qualsiasi dolore, ma fu ripieno di gamba. A differenza di San Giovanni Battista. Santa Elisabetta, che era una santa donna, ma come tutte le sante donne, tu darai figli con dolore. E guardate che quando Dio parla, trovatemi una donna, salvo quelle che adesso si vanno a sottrarre al dolore del parto, ma adesso non so che fanno le epidurali, non so che cosa succede, capito? Oppure una donna che non può partorire naturalmente, che fa il parto cesareo, ma altrimenti non esiste la possibilità di partorire senza dolore. È detto fra me e me, fra me e voi, di fare epidurale, non lo so se faccio una cosa fatta tanto bene, perché ci sono delle penitenze che sono imposte, non possiamo, le penitenze imposte le devi riprendere, anche purtroppo la mortificazione mensile che le donne passano, quello è sangue forzato, quello lì, quello non c'è niente da fare, è una penitenza obbligatoria, così come la penitenza della morte l'abbiamo fatta tutti quanti, nessuno può scampare da quella penitenza. Quindi tutte queste cose servono ovviamente indirettamente a farci riflettere alle conseguenze delle nostre azioni. Chiudiamo con la frase che la Madonna dice di Gesù: colui che è nato da una vergine, perché non poteva che farsi nido su un cumulo di gigli, è nauseato della triplice libidine del mondo. Non oso pensare come possa sentirsi dinanzi alla mare di fogna e di letame che sale adesso dal pianeta Terra, insomma, che purtroppo ai tempi di Gesù certamente c'era ancora la diffusione universale del paganesimo, quindi non ne parliamo. Ma io non lo so se col neopaganesimo post-cristiano siamo a livello di allora o peggio. Sicuramente sotto il punto di vista che allora almeno c'era la giustificazione che erano ignoranti, qui non siamo ignoranti, qui siamo apostati, qui siamo gente che ha rinnegato la verità dopo averla conosciuta, e insomma anche le proporzioni a cui siamo arrivati insomma non è che sono proprio molto molto edificanti, quindi speriamo bene che il Signore ci aiuti e ci libera.